forse, vabbè, però questione di poi, ovviamente non è questione di poi, non si va molto lontano, però magari forse era il caso di fare un tampone a tutti un paio di giorni prima, come so che in alcuni campus richiedono. Bene. Chiara è chiusa in casa con il figlio di 10 anni, lontana dal resto della famiglia, in stanza da solo con la TV il bambino, uno dei sei contagiati dell'ULSS 6 da variante Delta durante il campus di rugby a Isola Verde. Tutto inizia con una telefonata 6 giorni fa, quando gli organizzatori comunicano che il figlio ha avuto la febbre e sarà sottoposto a tampone. Positivo il rapido, positivo 24 ore dopo anche il molecolare. Sembrava tutto più o meno tranquillo, nel senso che sì, siamo andati tutti a prenderci i nostri figli, poi però dall'analisi dei molecolari è venuto fuori che era questa variante Delta e quindi diciamo che le cose si sono un po' complicate. Lei è negativa, non proprio una passeggiata per il bambino. Mio figlio in realtà per 4 sere ha avuto la febbre bella alta, è arrivata anche oltre 39, e perdita del gusto. Quindi un gusto diciamo molto alterato, quindi faceva fatica a mangiare qualsiasi cosa. E, però diciamo dopo questi 4 giorni un po' critici, adesso il bambino sta molto meglio. La donna ha già avuto la prima dose di vaccino, ma non nasconde i suoi timori. 5 telefonate al giorno dell'ASL di Padova, e il tampone a domicilio, dobbiamo tutte le 1000 domande su, dobbiamo tracciare tutti i movimenti del bambino, insomma ci hanno messo un po' di ansia in più, però insomma vedere che comunque il bambino sta bene, la cosa ci rassicura. Adesso ovvio è cercare di stare attenti noi, insomma, me in particolare che sono qui col bambino, anche se in isolamento.